Luigi Moio, grande winemaker, grande professore, ma qui come produttore di Taurasi. Che effetto fa ritornare in presenza a Opera Wine? Un effetto misto, dai, tra l'emozione e la commozione anche, devo dire la verità, perché ci mancava il contatto, come dire, abbiamo vissuto una sorta di carestia tattile, perché appunto, e quindi stare di nuovo insieme, vedersi, incontrare di nuovo le persone che poi fanno parte di questo mondo è stato emozionante. Speriamo che questo sia un buon segno e ci dia una spinta a ripartire, soprattutto sperando che il Covid ci lasci in pace, che abbandoniamo queste mascherine. Io sono molto ottimista, e spero tanto appunto che di nuovo ritorni la gioia, la serenità e soprattutto la gioia che può trasmettere il vino. Tra l'altro il vino, come dire, è fondamentale in questo, no? In quanto elemento di convivialità. Non è possibile vivere il vino senza guardarsi negli occhi, senza condividere un bicchiere, senza annusare anche dallo stesso bicchiere. Tante volte ci siamo passati il bicchiere, non si può fare più. Spero tanto che si ritorni presto a tutto, alla normalità. Qui siete con un Taurasi Riserva del 2007. L'obiettivo quando siete partiti era fare il Taurasi migliore del mondo. Ma questo è l'obiettivo di tutti, questo è il fascino del vino. E l'obiettivo di tutti i produttori è quello di produrre il vino più buono del mondo. Ed è giusto che sia così, perché pensando di produrre la cosa più buona del mondo si fa qualcosa di decente, quindi alla fine. Quindi sognando in alto, dico ai miei studenti, sognate sempre molto, anche di poter andare sulla luna un giorno, e poi semmai non si arriva sulla luna ma si arriva su un albero, però si sale da qualche parte. E noi abbiamo presentato il 2007 perché ci è stato chiesto da Opera Wine, anche perché appunto ci sono giornalisti stranieri che vogliono avere un'idea dell'evoluzione del vino, e quindi ci hanno chiesto un'annata un po' più vecchia. Abbiamo preso il 2007, che è il terzo anno di produzione delle vigne piantate nel 2001, quindi un vino di 14 anni, per capire effettivamente l'evoluzione, per testare l'evoluzione di questo vino. Anche se è chiaro che nella produzione di un vino poi c'è l'effetto vendemmia, c'è l'affinamento della tecnica, e quindi le altre annate sono anche un po' diverse stilisticamente, sempre più come dire vicina all'obiettivo finale che deve avere un enologo. Io dico sempre ai miei studenti che non è possibile produrre un vino se non lo si ha in testa, e quindi diciamo è importante questo test, però è importante farlo anche in comparazione in verticale con le altre annate, anche perché poi c'è un aspetto fondamentale nella produzione dei vini rossi di qualità e di grande qualità: il processo appunto di stabilizzazione e invecchiamento della vigna, perché chiaramente man mano che la vigna va avanti avviene una certa stabilizzazione nella produzione, nel fornire un potenziale enologico sempre più completo, cioè i grappoli d'uva. Quindi noi siamo qui con il 2007, che è la nostra, come dire, scorta personale, le poche bottiglie che abbiamo, e siamo ben contenti sui rossi soprattutto di far vedere appunto l'evoluzione di questi vini, e siamo soprattutto contenti di essere Opera Wine. È un palcoscenico e una vetrina molto importante a livello internazionale, a livello mondiale, e io dico anche perché sono legato a Verona, legato storicamente al Vinitaly, perché il Vinitaly è stato, come dire, il trampolino di lancio di tante aziende italiane, la porta verso il mondo, io ho sempre detto. Ed è anche giusto appunto che Opera Wine si riparte appunto qui da Verona, con Verona, e nella sede poi del salone del vino più importante che esista in Italia, ma penso in Europa, nel mondo.